Tutti ormai sappiamo che il conflitto tra Russia e Ucraina è cominciato il 24 febbraio 2014 e le sanzioni alla Russia, che stanno mettendo in ginocchio l'Italia e l'Europa, non sono un fatto recente, ma sono state attuate da tempo. Guardate cosa ho trovato. Questo è un post di Forza Italia dell'11 giugno 2015. Forza Italia presenta una mozione per chiedere lo stop delle sanzioni alla Russia, che quindi nel 2015 c'erano già. Annunciamo la presentazione da parte del gruppo Forza Italia di una mozione contro le sanzioni nei confronti della Russia. Italia deve essere ponte di pace tra Unione Europea, Stati Uniti d'America e Federazione Russa. Ieri l'incontro con Putin ha visto questo come uno dei temi in discussione. Il presidente Berlusconi ha illustrato brevemente la bozza, che verrà presentata nelle prossime ore agli uffici della Camera. Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo alla Camera. Sentiamo ora l'intervista rilasciata all'epoca da Renato Brunetta. Partendo da una considerazione, che le sanzioni sono una follia che producono un gioco a somma negativa, perdono tutti. Lose, lose, perde chi le fa, perde chi le subisce, perde il contesto internazionale, perde la speranza di pace. Ma perde anche la possibilità di, mettiamo le cose anche in termini un po' cinici, di combattere efficacemente contro il fondamentalismo islamico, la possibilità di controllare i flussi di immigrazione, se vogliamo correlarci a delle tematiche strette di queste settimane, di questi giorni, di questi mesi nei confronti del nostro paese. Non possiamo pensare che si combatte efficacemente il terrorismo nel quadrante medio orientale senza la Federazione Russa, e non si può pensare di chiedere alla Federazione Russa di collaborare alla lotta contro il terrorismo quando nello stesso tempo si applicano sanzioni e si fa addirittura l'escalation, si pensa addirittura a un'escalation delle sanzioni contro la Federazione Russa in ragione certamente di un problema reale, conflitto russo-ucraino, ma con uno strumento, quello delle sanzioni, che non è il migliore certamente per implementare gli accordi di Minsk. Per questa ragione abbiamo accelerato la presentazione di questa mozione, vogliamo che questa mozione sia discussa dal Parlamento nei prossimi giorni, comunque prima del Consiglio europeo del 25-26, perché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. L'Italia, che nel passato con Berlusconi, con Pratica di Mare, aveva assunto un ruolo di ponte tra Stati Uniti e Federazione Russa, con l'Europa centrale, adesso vede l'Europa passiva, servente il mondo anglosassone nei confronti della Federazione Russa. Questo non è il ruolo dell'Europa, non può essere il ruolo dell'Europa, di questa subalternità politica nei confronti degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, che guarda caso tra l'altro dalle sanzioni ci stanno guadagnando mentre l'Europa ci sta perdendo. Mi sembra una follia. Ripeto, la verità e la ragione non sta da una parte sola. Certamente la Federazione Russa ha le sue responsabilità, Putin ha le sue responsabilità, Crimea, Ucraina, certamente, ma non è certamente con le sanzioni che si risolve con un giusto compromesso. Con le sanzioni perdono tutti, chi le fa, chi le subisce, il contesto internazionale, la speranza di pace. Non si può chiedere alla Federazione Russa di combattere contro il terrorismo quando le si applicano le sanzioni. L'Europa non può avere subalternità politica nei confronti degli Stati Uniti d'America e della Gran Bretagna, che, udite udite, dalle sanzioni ci guadagnano. La verità e la ragione non stanno da una parte sola. Ma come è andata a finire poi? La mozione è stata accolta? Guardate, era il 25 giugno 2015. Ok alla Camera, alla mozione della maggioranza.
Avanti con le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. Respinte quelle di Forza Italia e Lega, che ne chiedevano la revoca. E adesso che Forza Italia è al governo, toglierà quindi le sanzioni? Staremo a vedere, anche se Giorgia Meloni ha dettato la linea. Italia con Unione Europea e NATO. Chi non ci sta è fuori. E questo è quanto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.